Se ci procuriamo un piccolo taglietto o una sbucciatura dopo una caduta, può capitare di vedere del sangue, un liquido di colore rosso scuro che è di importanza fondamentale per la nostra vita. Il sangue ha la funzione di trasportare l'ossigeno dai polmoni a tutto il resto del corpo. L'apparato circolatorio permette la circolazione del sangue in tutto il corpo. Nella piccola circolazione, il sangue povero di ossigeno viene spinto dal cuore ai polmoni e dopo essersi ossigenato, torna al cuore. Nella grande circolazione, il sangue ricco di ossigeno lo trasporta in ogni parte del corpo, lo lascia alle cellule e torna al cuore. Il cuore è il motore che mette in funzione l'apparato circolatorio. Funziona come una pompa che spinge il sangue nei polmoni per scaricare l'anidride carbonica e ricaricare l'ossigeno. E poi lo spinge in tutti i capillari del nostro corpo. Il cuore è un muscolo involontario, cioè funziona senza che ce ne accorgiamo. Il sangue si muove nel nostro corpo attraverso i vasi sanguigni, tra cui distinguiamo le arterie, che partono dal cuore e trasportano sangue ricco di ossigeno a tutto il corpo, le vene, che riportano il sangue al cuore carico di anidride carbonica, i capillari, che sono vasi molto sottili ed effettuano lo scambio con tutte le cellule.